Delusione, rabbia o che cosa? No, rabbia no, delusione neanche, però sono contrario a questo cambio Di in allenatore. questo punto del campionato, perché caro Pippo si poteva aspettare anche la partita di Terni, poi c'erano 15 giorni di tempo perché c'era il riposo, c'era Pasqua e quindi il nuovo allenatore poteva già organizzarsi meglio. Adesso chiamare Viali a 4 giorni dalla partita, a 3 perché sono 3 effettivi, una partita Martedì, mercoledì, giovedì delicata, e venerdì 4. perché a Terni adesso andremo come ai vecchi tempi, 11 persone dietro la palla, tutti a difenderci e in contropiede, perché il gioco di No, ma Viali sono... è questo. Non ho nulla contro Viali, sia ben chiaro, però ci ha lasciato, ci ha abbandonato, ha preferito andare in un'altra piazza che gli offriva qualcosina in più, diciamo la verità, questa scusa della famiglia è una scusa che ormai la conosciamo, non l'avrei richiamato, sai, perché nel calcio il romanticismo conta pure, secondo me. Io penso che c'è anche un modo di fare del calcio che ci ha abituato purtroppo anche a queste cose. C'è un professionista, Sì, sì. cioè se ti offrono il doppio di quello che prendi qua, ma non Sì, so se è il doppio, 10 no, centesimi in più, no, no, se no. mi impigli per le lunghe e ti aspetta un Guarda, lui ha attimo firmato che io mi ad Ascoli guardo. per 70.000 euro annui, 140 in 2 anni. Non credo che Guarascio gliene dava molto di meno, quindi qua l'avevamo rilanciato perché Però lui aspettava, ha lui... chiesto il rinnovo, però ha aspettato. E poi ha avuto paura, secondo me. Vabbè, sono dinamiche, secondo me che ci stanno, Adesso ci però è stanno. ritornato Pippo, adesso Assolutamente paura sì. non ne No, ha. e perché dovrebbe avere È paura? perché te lo dico io, ha avuto un'offerta migliore e ci ha Ma non lasciato. solo, lui adesso ha Questo è grave, 11 questo è grave. giocatori dell'anno scorso che conosce come le tasche sue, rafforzati da un organico, a mio avviso, da Ma spero playoff. che tu abbia ragione, però Cioè lui è gli 11 giocatori che ti hanno salvato l'anno a me questo scorso, eh. cambio non mi convince. Non ti piace. Non mi convince, non mi piace. Siamo Boh. una società che ancora una volta ha dimostrato che Io sono sempre di una... Dimmi, dimmi, dimmi. No, della squadra aspettiamo prima di parlare perché... No, ma io ho detto solo la mia. C'è tanti amici che erano favorevoli, E tu qua senti un po' tutti. tanti amici che sono favorevoli all'esonero di Caserta perché una ha rovinato a Florenzi, poi... Però mo io voglio dire una cosa. Vabbè, insistito sul forte è una cosa che... Spero di non vederlo a Corso Mazzini perché glielo devo domandare. Ma Canotto, no? Che si invola tu per tu col portiere e si vota. Era arrabbiato che non lo faceva giocare, questo Ma non sono è. Ma sicuro. io guarda, ti posso dire che ho giocato a calcio, no? A livelli scandalosi, in terza categoria. Però mai contro l'allenatore a non fare gol. Cioè la dignità di Ma un. non penso che era quello il Guarda, problema, non penso. ma a me come a Conoscendo tanti altri è Canotto. venuto il dubbio. Canotto, sì, tu conosci, io no. Io lo vorrei. A questo ragazzo gli vorrei domandare perché non ha menato un porta che ha disibutato. No, io penso che avevo anche un problema fisico, così No, come... Pippo, Però guarda, Pippo, tutti gli infortuni chiamati, Pippo, allora prima e posso dopo dire quella la mia, se partita. hanno giocato contro l'allenatore devono vergognarsi, perché Caserta avrà i suoi difetti e ce l'ha, il nome Unduna, l'abbiamo sempre Allora, detto. dopo Cittadella ci siamo sentiti, ma ha sbagliato un'altra No. volta la Ha partita. sbagliato tantissimo Un'altra con volta la Cittadella, partita, dove dovevi fare tre però ripeto, punti. ripeto, se Marras o Florenzi o Canotto stesso... quella palla a tu per tu come la mettono dentro e vinciamo, siamo a un punto dai Non playoff, succedeva questo. siamo a un punto dai Ma playoff. non succedeva questo. A volte bisogna dare Sei anche schiavo del la risultato. colpa ai ciao, la colpa ai giocatori che in questo caso ne hanno tanta perché non sono prestazioni all'altezza dei giocatori che quest'anno Del nome abbiamo. che hanno, ma l'abbiamo detto già l'altra volta, tutti i soldi che prendete, La perché delusione hanno bei contratti, È per questo, che non onoratelo. riusciamo mai a fare un programma, perché dopo dobbiamo cambiare, perché la piazza vuole a quello, la piazza vuole a questo. Guarda, diciamola fuori tutto, anche Tu mi hai detto perché... una volta Viale o Bisolo 2 mesi fa, io ti dissi l'allenatore è Caserta. Questi rumors purtroppo io li sento da 2 o 3 mesi, no? Ma te Perché l'ho detto, e non era la società, non io era penso che contenta. ognuno dovrebbe fare il proprio Ma tutti lavoro. non erano Io posso dire la contenti. mia. Ma muzzo di cangia a chi e minda a chi,
Senti, però cioè, parliamoci chiaro, ma tu sei un calciatore, cioè hai fatto il calciatore. Perdonami, ma tu puoi giocare, basare il gioco della tua squadra sull'individualità di Tutino e non hai uno schema d'attacco? Assolutamente no. Assolutamente uno no. Dei gravi però, motivi è questo. Però io con questo signore qua ho visto che Caserta è un signore. Sì, per carità, non si discute l'uomo, assolutamente. Ho visto delle partite meravigliose, soprattutto fuori casa. Cioè, testa dura come i calabresi. Esatto, una squadra che ha giocato a calcio. Poi ultimamente, io vi do ragione, ultimamente ha deluso anche me. Perché ci sembra Zuccone, l'altra sera Antonucci me lo trattato. L'altra sera Zuccone è stato il peggiore. Ciao! Sì, è stato il peggiore in campo. Sì, ma io l'ho sempre difeso. No, ha avuto problemi. Però diciamola tutta, è un ambiente marcio questo di Cosenza, è un ambiente che non trova pace, è un ambiente non coeso. E non parlo dei tifosi questa volta, di tutto. Parlo addetti ai lavori, parlo di marcio tifosi. È una parola grossa, esatto. Dai, sì. Perché io da penso 20, che da 20.000 a 3.500 pure se arrivava avventurato c'erano le critiche. Ma no, allora io vorrei da questa società una programmazione. Non c'è, sì, questo. Non c'è, ma Caserta è a 3 punti dai playoff. In questo momento è a 5 o 4 dalla zona play-out. E dico, che cacciamo? Ma non è questo tipo di dire, per chi mi ha cacciato? Cioè io sto andando in linea con i miei... Ma a 4 punti c'è lo Spezia, non una squadra qualunque, la Rosa Serie A. Vabbè, lo Spezia ce l'hai qua. Salirà. E ce l'hai qua lo Spezia. Salirà pure un Brescia l'anno scorso, che due anni fa doveva salire il Vicenza, che ha fatto una squadra per... Cioè il calcio non è una scienza esatta, caro assolutamente Pippo. Sì. Il calcio è opinabile. E mi date l'opportunità di dire che abbiamo fatto l'ennesima figuraccia come società mandando via Caserta? Io l'avrei mandato dopo il derby, ti dico la verità. Allora aveva più senso dopo il derby, però dopo il derby c'è stata la mediazione di Gemi, non dopo il pareggio con Cittadella. Presidente, diamogli un'altra opportunità, che i punti comunque con Cittadella li facciamo. Allora chiudiamo il discorso, perché siamo in un periodo molto molto buio per i colori rosso-blu. Un cambio di allenatore significa che abbiamo sbagliato tu. Hanno sbagliato. Abbiamo sbagliato tu, anche noi tifosi. Perché questo qua. Allora, io vedevo il Cosenza e tranne Brescia, tranne Catanzaro, io non mi annoiavo. Adesso con Viale ti assicuro che saremo. Non lo so, questo non lo so. Alla Berzot. Questo non lo so perché mi ricordo. Poi si chiamano ripartenze, prima si chiamano contropiedi. Mi ricordo, pure Bisoli ci ha fatto. Speriamo si riprenda Tutino, che è l'unico che butta il sangue insieme a Micai e qualcun altro. Adesso, ma anche Mazzocchi, Canotti, adesso, tutti i giocatori... ma non c'era Mazzocchi domenica, anche Marras domenica ha avuto una flessione clamorosa, da lui mi aspetto sempre il massimo e l'altra volta è mancato. Adesso rimbocchiamoci le mani e prepariamoci a soffrire, perché con Viali soffriremo. Tu conosci l'ambiente, conosci quello che vuoi. Speriamo almeno che... non deve perdere tempo a capire le dinamiche. No, ma lui tatticamente è anche bravo, sia ben chiaro. L'anno scorso col Brescia ha fatto due partite perfette. Più che una regina quel 2-1. Però regina ha avuto fortuna. Però adesso speriamo che lui. Però lui sul Nasti ci ha creduto. Speriamo che lui ottenga. Tu Crespi l'hai tenuto in banchina. Sì, speriamo che lui ottenga risultati col minimo sforzo, per poi gioire finalmente una salvezza un po' anticipata e non aspettare sempre le ultime, sono le d'accordo, ultime giornate o i play-out addirittura. Io quello che gli critico soprattutto, fai una prestazione a Parma eccezionale e la domenica dopo ti smunti, cioè riproponendo quel, cioè tu hai fatto centrocampo a 3, hai fermato la capolista, Caserta ha delle colpe gravi, ma non a tal punto da farlo esonerare, da farlo cacciare via. Perdonami, i campionati del Cosenza in quest'anno sono stati ultimi, penultimi e terzultimi. Poi le ultime partite, Cittadella la partita e ne sarbavamo. Ma tieni una rosa pure che fa paura. Hai una rosa diversa, hai ragione. Hai giocatori importanti adesso. Chiudiamo tutto, prepariamoci Terni. Alla battaglia di Terni, perché firmerei per un pareggio adesso in questo momento. Quei pareggi in trincea, hai visto alla Mourinho col bus parcheggiato, speriamo non lo ci so, vada bene. Breda sì. Speriamoci, no, a Breda non sta bene il pareggio, sta bene a noi. Ma non so se Breda, voglio dire, Breda non so il pareggio. Non lo so che partita, poi anche perché era la sua gatta. Tutino ancora non si è ripigliato, quindi la marcia in più nostra era Tutino. Io spero questo, visto che stavolta, voglio dire,
dovrebbe vedere più giocatori, non solo lancio tutine e vediamo come va a finire, perché così era prima. Speriamo. C'è Andenucci che non mi dispiace. Assolutamente sì. C'è Marras. Penso che faccia questo nuovo allenatore, faccia giocare Crespi, penso e non lo so. Lo spero, viste le condizioni di Porto, perché sinceramente aspettare Porto ancora sarebbe un sacrificio. Io stravedevo per Canotto, ma dopo domenica un po' sono deluso, dopo dal giocatore, cioè. Ce lo devo fare a vedere in campo. Io penso che anche in terza categoria, quando ti chiamano in causa, devi dare il sangue, devi dare l'anima, devi sputare sangue. Che sia chiaro che noi siamo per due cose sole, il rosso e il blu, il resto. Cioè, per il bene del Cosenza. Però il dubbio mi rimane, Canotto si è buttato. Vai a rivederlo 100 volte, Canotto si è buttato. Dimostra il contrario. Senti, Gigi, mi fai Cano. Fare un saluto. Al presidente del Cosenza Club New York, Lelluccio. A proposito, è lo scoop, ma ve lo facciamo vedere. Lo scoop è nella chicca alla fine. Lelluccio. Il fratello è andato a New York e guardate cosa ci ha mandato. Ciao Lello! Sotto Ponte Arrazzano, come si chiama? Ponte Arrazzano. Ponte Brooklyn. Fratello a New York, Lello, tanti saluti, tanti un abbraccio. Saluti, Lello. E soprattutto forza Lupi. Ma lui è inossidabile. Mamma mia. È arrabbiato mi più di noi. Mi bombarda di messaggi. È arrabbiato più di noi, Lello, sa. Ma guarda, tutti quelli che stanno fuori la città, ma non solo Lello, tutti quelli residenti. Ieri mi scrive un caro amico che è residente a Roma. Ha detto, siamo legati a voi perché vogliamo le ultime notizie da Cosenza. E stare lontani dalla città. C'è Francesco Ricciardi, è una malattia. Poverino che arriva sempre con la compagna, spende un sacco di soldi. E l'altra volta l'ho visto andare via con la faccia per terra. Francesco, sei un grande tifoso del Cosenza, ma siamo nati per soffrire. Il grande massaggiatore di tutti i tempi. Siamo nati per soffrire. Il grande Arieta, con la moto sotto la pioggia. Felice lunedì, ma manco chiamato da tuo dispiacere. Vedi che ti dico. Ciao, Pippo. Comunque. Va bene. Forza Lupi sempre. E un saluto a tutti gli nostri amici sparsi per il mondo, ma pure in città, dai. Un saluto particolare a chi la ciupa, no? No, non parliamo più del Catanzaro. Ho avuto riprova di quelli che sono, voglio dire. Hanno scambiato una semplice intervista. Lascia stare. Non ne voglio parlare proprio. Ma lascia stare. Cioè uno non può dire una cosa come dire. Assolutamente, ma noi non abbiamo offeso nessuno. Assolutamente. Ho detto che c'è odio. Ho i migliori amici. Ho detto che c'è un odio ormai è diventato. È sempre stato questa cosa che ho detto di male. No. Ho detto che Iemmello è Nuluardo. Ma mi spiego. Se Iemmello provoca i tifosi avversari, è Nuluardo, lo confermo. È un modo ma non di perché dire. È un modo di dire a Cosenza. Ma io non lo conosco, però se tu vieni cura maglia e provochi 2000 persone. Insomma un sì una persona per bene, perché poi non sei corretto, poi vedi che succede. Palanga ci faceva i gol, è muto un signore, un signorone, non ci ha mai sfottuto Palanga, è vero, no? Sì, surro, ma pure quello che ha detto a fine surro partita, allora, l'abbiamo messo in quel posto. Tu caro Iemmello, a fine partita gli abbiamo rotto il culo, ma caro Iemmello può essere anche un grande giocatore, ma non sei un grande uomo, perché le tifoserie avversarie non si provocano, si rispetta, perché poi succede quello che è successo al McDonald's, dove non do colpa a nessuno, e la colpa è di entrambi, dove si è rischiato il patatrack. Il patatrack, voglio dire, quindi caro Iemmello, cioè, se ti hai chiamato Lord ci sarà un motivo, non è che io sono un pazzo, voglio dire, e sei un grande giocatore, come uomo lascia desiderare, non si provocano le tifoserie avversarie, e questo è Palanga. No, sei un professionista, Palanga, non sei un tifoso, bravo, devi spogliare dai bravo, panni di tifoso, bravo. Ci fai il gol, godi come un riccio, però non sfottendo i tifosi rossoblù che... Falla a casa tua, non nel campo. Esatto, questo era il succo, è questo, altrimenti io non ho nulla contro i cittadini di Catanzaro, ci mancherebbe, però i tifosi c'è un odio che non voltiamo finirà pace, mai. Voltiamo non finirà pace, mai. Voltiamo pace. Esatto, ho detto solo la verità. Vabbè, forza lui. Forza lui. Sempre.